Una buona giornata e bentornati a Daybreak 24 del mattino. Sarà Italia-Inghilterra la finale dell'Europeo di calcio. Ieri sera allo stadio Wembley la seconda semifinale che ha regalato meno gioco, ma anche sui gol l'intensità è stata emozionante. A differenza di Italia-Spagna, dove la sfida si è decisa ai rigori, per Inghilterra-Danimarca è stato sufficiente i tempi supplementari per decretare la seconda finalista dell'Europeo di calcio, vinta 2-1 dai Leoni d'Oltremanica. La gara è stata a tratti noiosa, ma la bellezza delle reti intercorse rimane emozionante. Aveva cominciato la Danimarca nel primo tempo con la stupenda punizione di Damsgaard a far urlare di gioia i danesi, per poi essere raggiunti dal pareggio su sfortunata autorete di Kier. Nel secondo tempo regolamentare l'Inghilterra si butta a capofitto nell'area di rigore avversaria, risolvendo la questione solo al primo supplementare con il rigore di Kane. Null'altro fino alla fine, e l'11 luglio una sfida tradizionale per eccellenza tra due scuole di calcio meravigliose diventa memorabile per un europeo sorprendente nonostante tutto. E allora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica tutto il quadro completo delle semifinali che si sono disputate. Dunque, Italia batte Spagna 5-3 dopo i calci di rigore e poi Inghilterra batte Danimarca 2-1 dopo i tempi supplementari. La finale dunque sarà l'11 luglio alla Wembley Stadium tra Italia ed Inghilterra. L'emergenza sanitaria adesso, perché sono tornati sopra 1.000 i contagi sul territorio nazionale, non accadeva esattamente dallo scorso giugno, però il numero delle vittime in calo, 14 rispetto ai 24 di martedì. Tra l'altro c'è anche da sottolineare come anche il rischio di un focolaio in Inghilterra, soprattutto per la finale degli europei tra Italia e Inghilterra e sicuramente una condizione da non sottovalutare. Il rischio c'è, così ha detto un ministro inglese, confermando anche il fatto della generalizzata delle restrizioni per l'emergenza sanitaria nel Regno Unito per il prossimo 19 luglio. Per quanto concerne invece la situazione legata alla emergenza sanitaria in Puglia, va anche detto che i numeri continuano a decrescere. Nel bollettino di ieri sono stati 49 i casi, con 18 nel Tarantino, 15 nel Salento, 7 nel Barese e 3 a Testa nel Brindisino e nel Foggiano, per un totale di casi a livello regionale di 253.620. E intanto la Commissione europea invita ovviamente, in previsione dell'estate, a fare in modo che le vaccinazioni continuino a getto spedito. Le incertezze e i rischi che circondano le prospettive di crescita sono elevate, ma rimangono complessivamente equilibrati. I rischi economici riguardano la risposta di famiglie ed imprese ai cambiamenti nelle restrizioni ed impatto per quanto concerne il ritiro delle misure di sostegno. In questo anno e mezzo caratterizzato dall'emergenza pandemica, anche il settore della musica lirica è stato in crisi e adesso c'è una lenta ripartenza. Sentiamo e facciamo il punto della situazione in questo servizio con anche delle dichiarazioni importanti. Anche il settore della musica lirica è stato tra i più penalizzati nella emergenza sanitaria e soprattutto dopo un anno e mezzo tra il primo ed il secondo lockdown. Dunque, i grandi eventi della musica lirica tornano in presenza finalmente, ma evidentemente quanto successo ci invita a riflettere. Warnews 24 ha raccolto delle dichiarazioni importanti su questo tema del baritono Pantaleo Metta e del soprano Ribaltabufo nell'evento di domenica scorsa organizzato dall'Associazione Filantropica Musicale di Cerignola nel Foggiano. Beh, è come se fosse stata la prima volta di nuovo e quindi è sempre un'emozione cantare, però dopo questo lungo periodo è come se, sta se fosse stata la prima volta. Mi ha ricordato tantissimo la mia prima volta. È stato un anno difficile, quasi 2 anni oramai difficili, ma non ci siamo dati per vinti, abbiamo continuato in qualche modo a fare musica con concerti in streaming, con registrazioni online.
ci siamo perduti d'animo, però è stata veramente difficile. Milano Siena, World News 24, Cerignola, Foggia. E oggi presso il Consiglio regionale della Puglia si terrà il primo incontro del corso di formazione biennale La storia italiana della seconda metà del Novecento. Tra i relatori ci sarà anche la sorella del giudice Paolo Borsellino Fiammetta. Ricordiamo il magistrato ucciso il 19 luglio del 92 in un'autobomba nella zona di Via D'Amelio dove abitava la madre. Si tratta di un progetto formativo che è rivolto a docenti di lettere, storia e filosofia e anche degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della regione, volto all'approfondimento degli eventi e dei fatti che nell'ultimo secolo hanno inferto un trauma alla storia italiana ed anche europea. A dare i saluti istituzionali sarà la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. Salvo rinvii, ci sarà oggi la conferenza stampa allo stadio Monterisi per la presentazione del nuovo patron dell'Audace Cerignola, Danilo IV, che sostituirà dopo un anno di presidenza il silente ex patron Caterino. Una svolta importante societaria in seno all'Audace Cerignola, dove vi è un passaggio di testimone, dal silente Caterino al più deciso Danilo IV. Una mossa che per la verità arriva non inaspettata, anche se i contatti fra le parti andavano avanti da diversi mesi. Quando Caterino prese la squadra l'estate scorsa, ci fu molto scetticismo intorno all'ambiente, inutile sottacerlo, così come l'arrivo di Michele Pazienza, con cui la formazione gialloblu ha scritto un girone di ritorno della stagione passata da poco stupendo ed entusiasmante. IV approda nella piazza cerignolana, ben consapevole di ciò che lo aspetta, ma anche sicuro di poter piazzare l'Audace Cerignola nelle posizioni che contano in Serie D. E magari vincere il campionato il prossimo. Sognare è lecito. Giovedì alle 18, conferenza stampa allo stadio Fantino. E la società gialloblu aveva promesso un comunicato stampa in merito a questa vicenda, ma attualmente, allo stato attuale, ancora non c'è una conferma che comunque si spera dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. Vedremo se sarà così e noi naturalmente vi terremo costantemente informati. Bene, siamo arrivati al termine alle 8.43 di questa edizione di Day Break 24 mattina. Vi ricordo che le notizie, i servizi e le edizioni dei telegiornali, nostri telegiornali, li ritroverete come di consueto sui nostri canali social Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo come al solito questa sera con Evening News. Grazie per l'ascolto e buona mattinata.